Consigliere Maddaloni, dopo 2 anni si chiude un'importante partita. Finalmente il Bosco di Portici diventa uno. Sì, oggi dopo 2 anni riusciamo a sottoscrivere il protocollo d'intesa tra la città metropolitana e l'Ateneo per la fruizione del bosco inferiore che, unito a quello superiore, avrà la compartecipazione sia di Armena e dei nostri forestali per quanto riguarda la manutenzione, ma la guardianeria sarà fatta dalle guardie giurate della Regia e dell'Università, e quindi sarà aperto non più da Armena, ma sarà diciamo la fruizione sarà regolata e gestita dall'Università, che potrà uniformarlo a quello superiore. Mentre invece tutto quello che riguarda la manutenzione del bosco, che già in gran parte è stata fatta, perché oggi consegniamo a 2 anni un bosco quasi perfetto, dico, per quello che sono le nostre potenzialità e per quelli che sono stati i tempi. Abbiamo fatto un grande lavoro sulla parte destra del bosco, quella lì con l'ingresso dal corso, abbattendo oltre 100 alberi, facendo un lavoro di pulizia e facendo un grande lavoro di ripristino di quelli che sono i viali, eccetera. Quindi oggi gran parte del bosco è in sicurezza. Stiamo facendo in modo con i forestali quanto prima di ultimare anche la parte che è a sinistra della prateria scendendo, e per consegnare all'Università nel mese di gennaio un bosco che diciamo almeno è fruibile sotto tutti gli aspetti. Abbiamo investito tante risorse e tanti uomini e in questi 2 anni, e ci hanno visto anche, come dire, a volte avere attacchi, essere sotto attacchi ingiustamente da parte soprattutto di alcune istituzioni locali che non hanno capito la necessità e il lavoro che stavamo facendo. Ma oggi, ecco, tutto questo pone fine a quelle polemiche e anche a quelle ingiuste critiche che sono state mosse a noi, al sindaco metropolitano e alla città metropolitana, perché ritenevamo che ingiustamente spendevamo i soldi nel bosco. È un parco che costa tantissimo, mantenere una manutenzione di un parco del genere solo un ente come città metropolitana può farlo, perché noi oltre 1 milione investiamo nel bosco per mantenere questo polmone di verde, e credo che ne dovremmo investire ancora di più per valorizzarlo. Ma oggi diciamo che abbiamo un elemento in più, abbiamo nella convenzione l'Università che ci farà da consulenza, cioè la consulenza scientifica per il bosco e quindi per le piante sarà a carico dell'Università. Le nostre maestranze stanno a disposizione dell'Università come i nostri uffici, quindi la nostra direzione tecnica, per seguire quelli che saranno gli andamenti e le volontà dell'Università.